Ma prima me lo baffate e mo me lo neffano? Eh? Ciao cari, bentornati sul canale, sono Protoman, siamo di nuovo su Wild Rift. Ho fatto questo video proprio rapidamente per aggiornarvi sulla patch appena uscita, anzi appena annunciata dalla Riot, che uscirà a breve quando ci sarà un aggiornamento. Dunque cari, andiamo a vedere in ordine cosa è successo, perché i nerf sono veramente tanti questa volta, anzi sono solo nerf. Dunque cari, innanzitutto qui hanno detto che loro vorrebbero fare questi bilanciamenti ogni 2 settimane, quindi raga non è male, perché significa che stanno molti, molto attenti al gioco. Andiamo avanti. Il primo Aurelion Sol, io personalmente non me lo sarei mai aspettato perché non ho molte difficoltà contro lui, però a quanto pare mi serviva un piccolo aggiustamento. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo a questi nerf che ci sono e quali avreste fatto voi. Diciamo che non sono nerf particolarmente esagerati, soprattutto quello al nostro Aurelione. Genericamente hanno tolto. Allora, non guadagna più velocità di movimento con la prima, e la terza, scusate, diciamo che hanno ridotto la velocità massima di movimento, quindi raga, diciamo che l'hanno solo un po' rallentato, perché effettivamente aveva una mobilità molto alta e riusciva sempre a roamare, a fare roaming nella mappa. Evelyn, cari miei, Evelyn ne aveva bisogno. Non è un nerf particolarmente grosso anche questo, gli hanno principalmente ridotto i danni della prima, quindi il suo early game è diminuito. Hanno ridotto i danni, hanno un po' ridotto il mana e anche hanno cambiato qualcosa per i minion. Comunque questo qui forse era veramente quello più richiesto anche dalla community, significa che ci ascoltano. Gargas, cari, anche lui è abbastanza meritato come nerf. Ai rank più alti vedo che sinceramente dà parecchi problemi, proprio come hanno annunciato loro, nei trade della sua lane quasi sempre riesce a prendere un vantaggio grazie alla sua grande resistenza. Quindi è stata ridotta giustamente la salute per livello, il cooldown della passiva, che ci stava, magari quel secondo in più dà opportunità al nemico di aver più tempo per fargli dei danni. E soprattutto è stato aumentato, nonostante tutto, il mana e i danni sui minion, proprio per il problema della lane che, essendo abbastanza tanky, riusciva principalmente a prendere subito vantaggio sul suo avversario, è stato ridotto del 20%. Lee Sin, cari, Lee Sin era forte, era il top jungler, insieme magari a Shyvana, che però Lee Sin counter a Shyvana, quindi aveva anche questo vantaggio in più. Gli è stato solamente abbassato un po' il range della prima skill. Infatti vediamo che è stato diminuito di 1 e il danno leggermente ridotto anch'esso. Troviamo poi Miss Fortune, che se lo meritava abbastanza anche lei, era un'altra che meritava un piccolo nerfino appunto all'attacco, principalmente all'attacco. Miss Fortune che altro ha? Abbiamo visto una riduzione dell'attacco base e una riduzione della velocità d'attacco. Sebbene sia molto basso come nerf, io penso che influirà abbastanza, non rendendola ingiocabile, per carità, sarà comunque molto giocata, però più facile da gestire. È il turno di Shyvana, cari. Me l'hanno levata. Main jungler. E me l'hanno levata. Però anche qui non si tratta di nerf particolarmente pesanti, diciamo che sono più aggiustamenti. Il suo problema era che aveva una grossa resistenza oltre che un grande attacco. Infatti, come vediamo, sono stati toccati principalmente i buff dei draghi, oltre a ridurre un po' l'armatura, il bonus del drago della montagna e del drago dell'oceano, che ci ha ridotto un po' gli HP, un bel po', e la riduzione di movimento. Anche l'attacco base è stato abbastanza toccato, però diciamo che la vedremo ancora molto spesso in giungla. Regà, è arrivato. È arrivato. Ma hanno toccato pure Wukong. Prima mi hanno buffato, mo hanno levato. Allora, cari, qui un po' si sentirà questo nerfino.
L'invisibilità l'hanno ridotta di mezzo secondo e questo un po' si sente. I danni del clone anche, ma soprattutto possiamo analizzare il terzo nerf, la terza skill, che il bonus di velocità d'attacco è stato ridotto, ma principalmente nell'early game, perché poi ritornerà più forte addirittura di prima in late game. Quindi abbiamo solo questo early game e diciamo anche un po' di mid game, un po' più sottotono, per poi sbrigarci ad arrivare in late game dove sarà addirittura meglio di prima. L'ultimo nerf riguarda non un eroe ma un item. Finalmente hanno toccato Guardian Angel, che ne aveva bisogno, cari. Ne aveva bisogno perché spesso a rank alti si fa anche come secondo item, se non come primo nel caso di Jhin. La runa del 10% attacco, che però nel momento in cui morite perdete ogni volta 5%. Quindi quella era molto utile all'inizio, ma non solo per lui, per tutti quegli eroi un po' squishy che ne beneficiavano veramente tanto. Quindi è un nerf che a parer mio rende comunque molto giocabile, molto forte l'item, ma rallenta un po' comprarlo. Ovviamente ci sono i campioni gratis che sono ruotati, potete leggerli senza problemi dalla schermata. E cari miei, questo video finisce qui. I miei pareri personali, questi non sono veri e propri nerf, sono aggiustamenti agli eroi che ce n'era bisogno, quasi per tutti ce n'era bisogno, magari qualcuno più, qualcuno meno, ma hanno fatto un buon lavoro. Ovviamente non spaventatevi, perché tutti questi eroi continueranno ad essere giocati, continueranno a fare il loro sporco lavoro, avranno quella piccola debolezza quasi sempre in early game, ma non temete, perché non è assolutamente il caso di preoccuparsi che vengano rimossi dal meta o abbiano perso così tanto da non poter essere più giocati. Quindi cari, lasciatemi una vostra impressione, lasciatemi dei commenti in cui mi dite se siete d'accordo o chi vorreste voi che nerferanno in futuro. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ovviamente lasciate un like e un'iscrizione. E da Protoman è tutto, alla prossima!